Lutto cittadino e bandiere a mezz'asta oggi a Cremona, città natale di Gianluca Vialli. A mezzogiorno un minuto di silenzio in uffici ed istituzioni e in questi minuti una cerimonia funebre organizzata dagli anziani genitori dell'ex attaccante di Sampdoria e Juve e dai quattro fratelli maggiori. Sembra confermata la loro partecipazione al rito inglese, rendendo improbabile una trasferta a Londra nello stesso giorno. Noi lo ricordiamo come campione straordinario, ma la cosa forse per la quale è nel cuore davvero di tutti non è solo questa, ma è il suo coraggio, la sua voglia di vivere, la sua passione per la vita, la sua gentilezza, il suo garbo. I funerali avverranno questa settimana in forma privata, non prima di mercoledì. Non voleva un rito triste, affermano i familiari nel Regno Unito. Giornata grigia a Londra, come il cuore dei tanti che volevano bene a Gianluca Vialli, stella del Chelsea al di là della Manica. La malattia può insegnare molto su chi sei e può spingerti ad andare oltre il modo superficiale in cui viviamo. Così aveva detto Vialli a proposito del tumore al pancreas che l'ha ucciso il giorno dell'Epifania. Di sicuro il riservo e la discrezione di sua moglie, l'ex modella sudafricana Katrin, e dei suoi, in Italia, provano un'esistenza e una testimonianza cristiana ammirevole, resa in un mondo chiassoso ed istrionico come quello del pallone. Anche la Federazione Gioco Calcio ha organizzato una messa in onore del campione scomparso, giovedì alle 17:30, nella chiesa romana di Santa Teresa di Gesù Bambino.